tutto parte dalla ennesima doverosa azione investigativa sull'attività criminale della Cosca Arena. La Cosca Arena è all'attenzione delle cronache investigative da decenni in questo territorio. Ci sono stati momenti della storia criminale di questo territorio in cui la Cosca Arena era dominante, momenti in cui si è trovata in conflitto con cosche altrettanto importanti, e questo è un momento in cui le investigazioni hanno certificato una rinnovata coesione delle articolazioni interne della Cosca Arena, una cessazione delle ostilità con le cosche tradizionalmente nell'ultimo decennio rivali, in una logica di reciproca convenienza basata sul profitto. Un profitto che è una funzione degli interessi delle cosche isolitane nell'intero spettro delle attività economiche di quel territorio, dalle attività agricole alle attività imprenditoriali tradizionali, e con questo è in una posizione di assoluta preminenza gli interessi nella gestione di quella che è diventata di fatto una fabbrica di soldi, che è appunto il CARA di Isola Capo Rizzuto, come è stato dimostrato dalle investigazioni, un vero e proprio bancomat a disposizione di questa consorteria malavitosa.